chiamato a Vittorio, che avete visto da un'ora più o meno, forse un po' meno, e quindi è interessante, no? Capire, anche capiremo le vostre domande, che uno poi elabora e rielabora un film così, proprio perché è un film non comune. Il film esce il 31 di gennaio, quindi la prossima settimana, le copie sono almeno 300, si parte da 300, poi vediamo cosa accade in questi giorni, distribuito da 01, vi presento le persone che sono qua, che sicuramente non conoscete, però buona educazione prevede questo, e quindi Andrea Paris di Groenlandia e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Recina, che hanno prodotto il film, Matteo Rove, lo presento subito, che è il regista del film e non solo, perché ha scritto insieme a Francesca Manieri e a Filippo Gravino, che sono accanto a me, la sceneggiatura di questo film. Poi forse potremmo affrontare adesso, no? Un lungo processo di scrittura, se volete, poi naturalmente do a voi la parola subito, anche perché come sapete abbiamo una mezz'ora, quindi invito tutti, non l'ho fatto prima, forse ho sbagliato, a fare le domande, poi le vostre considerazioni, recensioni a voce, che sono molto molto interessanti, però poi le vedremo o le leggeremo. Naturalmente do il benvenuto e saluto di nuovo gli interpreti del film, Tania Garriba, Alessio Lapice e Alessandro Borghi. Tutte le persone che sono qua, mi scuso che faccio il vigile urbano, l'applauso per questo lavoro. Se volete vi do, così guadagniamo tempo, non vi rubo tempo con una mia domanda, quindi se avete già delle domande arrivo al microfono subito, così. Prego. Ah, la domanda è molto semplice, in quale momento vi è venuto in mente di fare un film di questo tipo, atipico sia per la produzione in Italia, sia per il genere? Di film storici ne abbiamo fatti tanti, con questa impronta così di genere altamente violenta, mai. Sì, ciao. No, sinceramente non mi ricordo l'esatto momento. No, diciamo che l'idea nasce... diciamo insieme ad Andrea Paris, che appunto ha prodotto con me e con Rai il film, e con gli sceneggiatori, nasce un po' appunto da quello che poi tu hai sintetizzato nella domanda, cioè dalla volontà di cercare una storia che avesse ovviamente un sedimento nella nostra cultura, nel nostro passato, ma che allo stesso tempo fornisse l'occasione per fare questo tipo di racconto, cioè un racconto fortemente cinematografico, con tante chiavi di lettura, ma anche con elementi action spettacolari che spesso appunto in Italia non vengono fatti nelle pellicole, ma come ho detto anche alla conferenza stampa del mio precedente film, Veloce come il vento, la nostra cinematografia invece faceva, nel senso che nelle maniere più diverse il genere in Italia è sempre esistito. Questo film forse ha qualcosa di più, nel senso che utilizza il genere per parlare e per fare un racconto complesso, sentimentale, che ci parla del presente, però in qualche modo senza perdere la chiave del suo essere un film italiano, nel senso che è un film realizzato con capitali, diciamo, da tutto il mondo, però in Italia, da maestranze italiane, con una costruzione produttiva appunto basata e fatta, insomma, dal nostro paese. Quindi il mio auspicio è anche che possa essere un elemento in un percorso anche di rinnovamento per la nostra cinematografia, perché credo che forse esiste, speriamo, un pubblico che ha voglia di vedere storie diverse. Ci sono altre domande da parte vostra? Sì, ecco. Salve. Ho una domanda per i due interpreti. Alessio e Alessandro, che tra l'altro abbiamo già visto mettere molto alla prova il suo fisico, insomma, l'abbiamo visto come Stefano Cucchi. La cosa che mi interessa molto, a parte tutto il lavoro linguistico che è stato fatto, è proprio l'espressione. Quello che mi ha colpito è che c'è moltissimo linguaggio non verbale, che nella recitazione non sempre si vede, insomma, siamo abituati alla battuta, a botta e risposta. Invece qui ci sono stati moltissimi momenti in cui non si è detto niente, ma c'era un linguaggio molto più fisico allora. Per cui volevo sapere com'è stata questa costruzione dei vostri personaggi e questo approccio al linguaggio, sia di lingua in sé proto-latina, sia di queste movenze, insomma, così caricate. Allora, diciamo che è stato quasi più complicato pensare di farlo che farlo, nel senso che ho avuto all'inizio una sana paura,
quando Matteo mi ha detto guarda vorrei farlo in proto latino, ho detto vabbè, facciamo un po' di... E quindi ho detto va bene. Ho capito che ho iniziato a relazionarmi con la sceneggiatura, ho capito che era impossibile imparare. Quindi ho detto vabbè, adesso finalmente farai una bella figuraccia e ti regalerai insomma questa roba qui. In realtà poi mi sono accorto che questa lingua era in grado di agire dentro di me se io la ascoltavo. Quindi che cosa ha fatto Matteo? Ci ha fatto fare tutte queste registrazioni audio di tutte quante le battute del film, che io sentivo con le cuffie, cioè il giorno mentre facevo le mie cose, la sera prima di andare a dormire, a volte anche mentre dormivo, sai, queste robe, ho visto una volta in un film che uno sentiva cosa mentre dormiva, poi imparavo, come funziona. E in realtà funziona, cioè quasi funzionato, nel senso che poi ho un'assimilazione di questa cosa, io mi ricordo due momenti che sono abbastanza indicativi di questo. Un giorno mentre facevamo le prove ad agosto, stavamo dentro questo capannone bellissimo, tutti insieme, i combattimenti in spalle, Mattoia mi fa, oh Ale, non scordi niente una cosa, domani volevo provare il monologo. Ah, fatto che c'è la memoria del monologo, io penso, quella ce l'avrò tra 3-4 anni quando gireremo. E quindi sono tornato a casa e ero terrorizzato dall'idea di fare una figuraccia davanti a Matteo, dico, io questo Matteo mi ha chiesto di fare Remo, io domani vengo, vado lì, non so il monologo, e lui mi dice, perfetto, va sbagliato. In realtà sono arrivato lì il giorno dopo, io sapevo il monologo. E non solo lo sapevo, cioè ce l'avevo proprio, c'avevo della roba da dire attraverso questo monologo. Perché? Perché semplicemente avevo ascoltato questa cosa la sera. Allora ho avuto questa illuminazione, ho detto ok, questa qui è la strada giusta. E mi sono fatto tutto il periodo di Venezia, mentre facevo il padrino, a correre sulla spiaggia dell'Eccelsior con le cuffie, questo che parlava in latino, una roba veramente quasi invasiva anche dal punto di vista emotivo, se vogliamo. E poi c'è stata un'altra cosa che è sempre molto indicativa. Un giorno noi iniziamo a girare. Giravamo la scena, una delle scene iniziali del film, subito dopo l'alluvione, quindi scena delle gabbie, mi Alessio. A un certo punto vado da Matteo e dico, senti una cosa, mi è venuta una cosa che mi tormenta. Ma questi, petite sì, facciano così. Perché a me mi viene da annuire, però magari no, perché quelli non lo sapevano se era così e no così. E quindi ogni volta che lui mi diceva una roba, io dovevo usare il linguaggio non verbale, sto fermo così. Non lo fa, non dire no, non fare sì. Questa è stata un po' la chiave del modo in cui abbiamo l'approccio di questa roba. Ora questa è una delle parti divertenti, poi abbiamo parlato, ci siamo confrontati tantissimo, ogni cosa è stata oggetto di lunghe chiacchierate tra me e Alessio e Matteo. Penso anche al finale del film, al momento in cui Remo viene ucciso, no? Abbiamo parlato tantissimo perché c'erano 1,5 milioni di modi per raccontarlo e farselo raccontare. E alla fine abbiamo scelto questa chiave che è quasi un modo di immolarsi da parte di Remo nei confronti del fratello, no? Di dare la possibilità a lui di proseguire questa storia. Quindi c'è stato un lavoro molto attento, perché come avete immaginato, tu hai ascoltato anche la conferenza stampa, mi hai sentito con chi ho avuto a che fare, ah ok, questa è una persona completamente matta, non è una persona matta. Questo sa tutto. Sa tutto qualunque cosa. No, che bravo, studiato, dici te no, bravo. E quindi proprio lui sa qualunque cosa, cioè te l'argomenta sempre in una maniera tecnodidattica, cioè da tu stai dici, oddio, cosa a te? Una cosa brutta, veramente da sentire la persona. Però poi serve, perché invece quella roba agito dentro di noi, almeno insomma dentro di me in maniera molto forte. E la lingua è diventata, secondo me, una delle chiavi fondamentali del film. Adesso io non posso assolutamente immaginare questo film recitato in un'altra lingua, è impossibile. Alessio, prego. Ma io intanto mi allaccio subito al discorso che diceva Alessandro a proposito dei monologhi, perché me ne è venuto in mente uno bello anche per raccontarvi un po' di Matteo Rovere, no? Allora io avevo questo monologo finale lunghissimo, bellissimo, in cui ci ho lavorato un mese, insomma, dalle prove tutto, bellissimo. Un giorno Matteo mi viene e mi fa, Alessio, avevo fatto delle modifiche. Ah, vabbè, saranno qualcosa. No, bellissimo però, l'ho riscritto tutto. Come fatto l'ho riscritto tutto? Ma quelle sono due pagine di latino. L'ho riscritto tutto, lo facciamo tutto da capo. E praticamente questa cosa bellissimo, però era lunedì. Il monologo ce l'avevamo praticamente 6 giorni dopo. E quindi Matteo, ma la cosa che ti spiazza di Matteo è che poi lui, io ero, non dico preoccupato, ma quasi, lui mi guarda e fa, ma che problema c'è? Fare tutto, sei tranquillo, sei sereno, va tutto bene. Quindi quando lui ti dice così, tu resti quasi spiazzato perché ci sei essere così sereno. Lui che ha tutto il film sulle spalle, non posso non esserlo pure io. Quindi questa cosa
e coscienza di questa cosa ci ha aiutato. Quindi, come diceva Alessandro, pure secondo me anche questa sua spinta, questo suo essere così preparato su tutto, avere tutto così in mente, ci ha permesso anche di metterci, insomma, di dedicarci solo a quello che dovevamo fare, proprio a stare dentro e a dedicarci molto a questo. Per quanto riguarda invece la lingua, il linguaggio del corpo, per quanto riguarda il mio personaggio, credo che tutto quello che fa un po' fatica, insomma, un po' a parlare, come se non volesse mai parlare, perché parlare gli fa difficoltà, però è un silenzio che urla tanto. E la lingua, i primi momenti, appena l'ho letto, mi ricordo che è stato incredibile. Ho detto, c'era una colonna in italiano e una in latino. Quando l'ho letto, ho detto, vabbè, faremo, non lo so, questa è un'immaginazione, per questo è quella in italiano. No, si fa in latino, va bene. Poi no, dopo è andato tutto, diciamo, è un po' come se le immagini, quello che vedi, la lingua e tutto, sul set ci ha aiutato ad entrare un po' in un mondo quasi immaginario, quasi nostro, perché ho, quando l'ho rivisto poi dopo un anno, mi è sembrato di vedere un po' una visione prototipa per i miei occhi, non solo emotivamente forte perché l'ho vissuta, cioè rivederla dopo un anno perché noi l'abbiamo girata, ma è stato come un po' vedere un qualcosa di nuovo, un prototipo. E questa è una cosa che secondo me aiuta, ha aiutato noi, la lingua, a stare dentro, ma forse anche lo, chi lo vede, a vedere un qualcosa di immaginario, perché io credo che, secondo me, forse questo era anche nella nostra idea, come diceva Alessandro, ne abbiamo parlato tanto, ma comunque il mito è una cosa che non esiste, è come l'immaginazione, l'immaginazione è personale, quindi è sempre difficile ricreare l'immaginazione. E la lingua, forse l'unica cosa probabilmente tecnica un po' più complicata, era che non solo dovevi imparare tutte quelle che erano le tue battute, ma anche quelle di tutti gli altri, perché sennò quando ascolti, va a finire che tu ascolti come un elenco telefonico, cioè, ah sì, tocca a me, vabbè, parlo io. Invece non devi sapere tutte le battute di tutti, perché non è come una lingua già che conosci, perché se anche fosse in inglese con una difficoltà che non è la tua lingua madre, ma comunque avrai, riesci ascoltando, a stare in ascolto con l'altro. Invece qui, seppur un suono, devi imparare comunque il significato di tutto il copione, quindi sapere le battute di tutti. E il corpo invece è una cosa che abbiamo studiato insieme con Matteo, facendo, diciamo, a metà tra uno studio antropologico del personaggio, ma anche cercando di vivere molto sul set quello che accadeva, cercare di lasciarci trasportare. E con Alessandro ci sono stati momenti fortissimi, perché è tutto molto fisico, tutto. Mi ricordo quella delle gabbie del pane, che c'è stato un momento bello, perché allo stop, noi siccome avevamo fame, allo stop c'era questa gabbia. Il pane era la cosa più bella della giornata. C'erano delle guardie che ci lanciano il pane nella gabbia, e noi allo stop, mi ricordo che ancora stavamo mangiando il pane, a un certo punto ci guardiamo, perché stai mangiando il pane? E stop, con le mani sporche, ci sono tanti momenti molto forti, molto belli. Io volevo coinvolgere, vi rubo poi da poco, vi restituisco naturalmente il microfono alla parola. Da mentre si parlava di linguaggio verbale, non verbale, Francesca e Filippo, ci aiutate? Non l'avete scritto, questo lo so perché ne abbiamo parlato prima che cominciassero gli incontri, non l'avete scritto in proto latino, però avete detto una cosa molto interessante. Sapendo poi come sarebbe stato come sarebbero stati interpretati i dialoghi, avete fatto un tipo di ragionamento. Sì, abbiamo fatto due ragionamenti. Il primo è ottavo secolo avanti Cristo, bosco, fame, stenti, probabilmente queste persone non parleranno molto. Poi noi, prima si parlava appunto dei referenti di questo testo, è una strana sceneggiatura, perché certo è una sceneggiatura originale, Strabone e via discorrendo, cioè, quindi che cosa vuol dire avere a che fare con l'archetipo e con il mito? Prima c'era una domanda sulla contemporaneità di questo film. Io penso sempre che quando lavori sull'archetipo sei dentro la contemporaneità, cioè che il problema della narrazione che noi abbiamo in questo momento è che non lavoriamo spesso sull'archetipo, ma quando vai a mettere le mani lì dentro è come se il tessuto testuale prendesse una forza che tu difficilmente hai. Quando hai quella forza, cioè quel primario, la parola secondo noi doveva andare in sottrazione. Per cui il lavoro che noi abbiamo fatto è un lavoro sul silenzio, sulla comunicazione non verbale e su una densità invece dei contenuti che non fosse però associata alla densità della battuta.
cioè la difficoltà è stata scarnificare il linguaggio quanto più possibile, ma far passare dei contenuti enormi, che sono appunto il rapporto tra l'uomo e la natura, il rapporto tra la natura che sta, che contiene in sé il mistero di Dio, e quindi il rapporto tra l'arbitrio, come diceva giustamente Tania prima, e il destino, no? L'attrito che fa la storia dell'individuo e il destino, che è il tema occulto dell'Occidente. Cioè questo film, secondo me, lavora su un rimosso della contemporaneità che è dell'Occidente, che è il rapporto con Dio, e con un Dio che è un Dio chiaramente, per dirlo in termini cristiani, vero testamentale, cioè loro sono riprese con una divinità violenta, con una divinità enigmatica. Per questo poi, quando abbiamo discusso con Matteo, Matteo ha scelto una frase di Somerset Maugham, no? Su l'inarrivabilità di Dio. Quando tu ti confronti con l'inarrivabilità di Dio, e lo fai in chiave vetero-testamentale, ti confronti su un assunto dell'Occidente molto chiaro, che è il silenzio di Dio. E quindi questo silenzio riverbera sugli uomini, sul contenuto primario. E questa cosa poi è diventata come una pietra, no? Quando Matteo ci ha fatto sentire le tre ipotesi che aveva sviluppato, che avevamo sviluppato questo team di filologi, noi abbiamo scelto la lingua che assomigliasse a questo film, cioè che fosse ruvida, che fosse aguzza, e che quindi, perché è un film, come dire, sinestetico, no? Cioè un film che coinvolge tutti gli aspetti, quindi tutto ha una grande orchestrazione. Questo secondo me è possibile perché noi abbiamo, io e Filippo abbiamo la fortuna di lavorare con un regista che ha una visione produttiva, che è uno sceneggiatore, cioè che progetta il film. Per questo sono molto d'accordo. I film di Matteo sono questa cosa bella, perché sono dei prototipi. Poi il prototipo può piacere o non piacere, ma noi abbiamo la possibilità di andare a un originario e di rilanciare delle scommesse. Poi una scommessa vince o le perde, ma una cinematografia che non scommette è una cinematografia che muore, e qua c'è della vita. Poi ognuno aggiunge che va. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? No, rispetto alla questione religiosa, insomma, Francesca è stata molto chiara. Poi c'è tutto il lato invece che ha a che fare più che col sentimento, un rapporto di fratellanza, che secondo me è invece la cosa che a me ha interessato di più dall'inizio, insomma, essendo io un autore che cerca tanto questo, il rapporto primario tra gli esseri umani. E i nostri riferimenti, malgrado tutto l'immaginario che avete visto nel film, sono insospettabili. Noi abbiamo parlato per la maggior parte del tempo di Rocco e i suoi fratelli come stimolo primario del rapporto tra i due fratelli. Cioè, Rocco è evidentemente Romolo e Simone, Rocco e i suoi fratelli, è evidentemente Remo. In queste storie, come anche in Toro Scatenato, no? C'è un rapporto tra fratelli in cui uno dei due fratelli a un certo punto ha un processo degenerativo. In queste storie di solito il processo degenerativo nasce da un demone interno, no? Da qualcosa ti logora, da un processo che nasce da dentro. Nel nostro caso abbiamo avuto questa occasione, che non ci toccherà mai più nella vita, di poter pensare che il demone è fuori ed è un antagonista e si chiama Dio. Ed è un privilegio che secondo me non ci capiterà mai più nella nostra carriera di autori. Ma è difficile pensare, certo, a film che abbiano costantemente questo conflitto così alto e definitivo. Grazie. Allora vi restituisco la parola. Non avete nulla da chiedere? Non ci posso credere. Scusami, ci sei tu, qua c'è due. Salve, tanto complimenti per il film. Volevo chiedere, il film è girato praticamente in esterni, avete avuto difficoltà con particolari condizioni climatiche o l'ambiente, perché la natura è proprio l'elemento dominante nel film, quindi ci sono stati aneddoti, imprevisti. Io vorrei adesso quello vorrebbe pensare parolacce, però no, nel senso che il film è famoso per ridere, per essere stato più molto fortunato da un punto di vista meteorologico, dopo facciamo raccontare Alessandro. Diciamo che è stata una sfida produttiva che appunto Andrea Paris ha organizzato, dove la paura di un film completamente in esterni, perché c'è solo una sequenza molto breve ambientata in una capanna, che peraltro in realtà è una capanna che non è il cosiddetto cover set, perché quando piove in quelle capanne piove anche dentro, quindi insomma è uguale, interno-esterno. Era un film di
continui, di continui esterni, diciamo il tempo ci ha assistito e le difficoltà sono state legate al fatto che è oggettivamente complesso proprio per la nostra industria pensare a un film fatto in questo modo, e quindi è stato un po' un imparare da parte di tutti noi, i reparti, gli stuntmen, gli attori, come gestire questo tipo di avversità continua, che è la notte, l'esterno, l'acqua, il freddo, il fango, lo sporco, dove ovviamente poi la tecnica cinematografica deve mettersi al servizio di un impianto estetico che poi deve raccontare allo spettatore quello che avete visto. E quindi anche un po' quella, la fatica che voi sentite nei personaggi è una fatica vera, l'elemento materiale che questi corpi portano su di loro è un elemento vero, e quindi poi la capacità dell'enorme gruppo appunto di truccatori, di autori proprio che ci sono stati in tutte le varie parti, no? L'autore della scenografia, l'autore della fotografia, e ognuno ha utilizzato il mondo, no? L'esterno, la natura come un qualcosa di plastico che potesse poi appunto utilizzare, no? Come un pennello per la propria pittura. Siamo abituati, e concludo, a un cinema che prende molto, diciamo, che in qualche modo utilizza elementi fortemente tecnici e molto, no, di meccanici e di luce. Questo è un film invece dove la natura domina, domina la luce naturale, domina l'esterno, e quindi l'abilità poi di tutte le parti è stata quella di costruire la finzione attraverso questo tessuto, che è un tessuto bellissimo, forse irripetibile come fatica, perché lo sento un film che è stato, insomma, di una fatica veramente estrema, però che poi ridà nelle immagini quello che avete visto. No, Manuel ha già detto tutto, io l'avrei detto in una maniera molto meno intelligente. No, c'era, mi ricordo questa sensazione che noi avevamo le sveglie davvero molto presto la mattina, no? Perché facevamo 3 ore di trucco, eravamo 12 attori, quindi era una roba veramente... Mentre a quei camper trucco sono successe delle cose, della gente è morta e poi è resuscitata. E c'era, che sono a svegliare 5-10 di mattina per 3 mesi, no? A un certo punto la più grossa preoccupazione era che tu già sapevi che comunque avresti essere seduto incontro al freddo. E la cosa che, l'unica cosa peggiore che poteva succedere era che piovesse. Quindi c'avevi paura di aprire la porta della camera, capito? Perché era una roba, io ho la sveglia del telefono che mi dice fuori che tempo c'è, no? Che è una roba, io ci vedrei, oddio, muori. Perché ero terrorizzato da questa cosa. E alla fine invece è successo questo, che tipo non è mai, cioè abbiamo completamente abolito la legge di Murphy. Proprio, non ci ha proprio scalfito neanche da lontano. Era veramente improbabile insomma, che la pioggia ci avrebbe salvato, invece ci ha salvato, tanto che abbiamo dovuto mettere artificiale certe volte, dice guarda che non c'è segreto, no? Però è stata una roba assurda, cioè a un certo punto avevamo veramente tanto a che fare con queste sensazioni qui, della paura, di già fa freddo, pensa se piove oggi, che dopo la scena Alessio nudo della palude, capito, quelle cose tipo non ce la posso fare. Poi in realtà c'è, cioè, la magia meravigliosa del cinema è che tutti lamenti tantissimo, dice ce la farò mai, guardo Alessio, adesso moriamo, andiamo via, litighiamo con tutti, poi danno azioni, mi dimentico tutto. C'era anche questa cosa, per esempio, che a volte, no, tu andavi, che ne so, in un bosco, e la scena della corsa dell'inondazione, no? C'era questo posto che per quanto tu possa bonificare, non è che puoi andare lì dove tutti i zeppi, e Matteo mi dice, ma c'è la ragazza, adesso devi correre a piedi di 400 metri su questa cosa qua. E scusa, se giusto c'è un chiodo, non zeppo, no, non c'è niente. E quindi tu stavi lì, dici adesso se fanno male, adesso se fanno male sicuro, finisce il film, tutti in assicurazione, non esce, fallimento. Poi invece azione la fai, perché ti scordi tutto, perché diventi Romolo e Remo, poi la finisci, ti guardi indietro e dici ma l'abbiamo fatta noi sta corsa senza farci niente, incredibile. E vabbè, poi quando ho fatto il lancio sul cervo, un giorno sono caduto di faccia. C'è un'altra domanda e poi Fede, d'accanto, faccio una domanda, poi Federico. Buongiorno, si parte ovviamente dal dato storico, dal mito, voi avete cominciato questa operazione molti anni fa, mi chiedevo però se vi foste posti in qualche modo il problema
di mettervi a riparo da eventuali polemiche, che non so se ci saranno o meno, io questo non lo posso sapere, riguardo al fatto che comunque voi lavorate su una triade tematica, raccontando la nascita di un impero, di una civiltà, che poi è quella che conosciamo tutti, si parlava prima di civiltà occidentale, parlando di una triade che sostanzialmente è piuttosto famigerata, perché è composta, l'avete detto voi, da Dio, dalla famiglia e dal concetto di patria. Quindi è una cosa piuttosto, no? Percorso un po' scivoloso. Avete riflettuto per caso qualche volta su questo elemento? Come lo avete fatto? Avete paura di eventuali reazioni da questo punto di vista? Grazie. Sì, guarda, ti ringrazio della difficoltà in cui mi hai messo, ti odio. No, in realtà, sai, il discorso è molto più primigenio, secondo me, nel senso che la relazione sentimentale che c'è nella fratellanza è un elemento di trama cinematografica, nel senso è un elemento che serve per portare avanti un racconto che in realtà nel mito è più freddo, nel senso che il sentimento che il mito ci restituisce tra i fratelli è un sentimento, è un dualismo belligerante subito in atto, nel senso non c'è profondo, come io ho cercato di costruire con gli sceneggiatori, il sentimento invece emotivo, e quindi che in qualche modo costruisce quel senso di salvezza reciproca, che poi sai quale sia il significato di salvare il tuo fratello in senso lato, può essere, come dire, un significato molto esteso, e non mi voglio lanciare interpretazioni politiche di questo significato, soprattutto sull'attualità, dove insomma, come dire, i nostri fratelli, non mi sembra che nel momento in cui li salviamo, come dire, li salviamo in modo particolare nella contemporaneità. Quindi diciamo che addirittura il Dio qui è un villain, nel senso è il cattivo del film, e quindi ancor meno, no? Il film ha una visione, poi se volete, non dico assolutamente ateista o teistica, ma semplicemente vede un nemico che viene raccontato all'interno di un dualismo nel quale, mi raccomando, il finale nella tua lettura del film, il finale del film ci dice che Romolo di Remo prende quell'elemento che è un elemento di, diciamo, terrore del Dio, ma anche di rielaborazione di quel terrore sull'esterno, nel senso che lui dice: non ci dimentichiamo che questa città nasce dal sangue di mio fratello, avrei voluto morire al posto tuo. Queste, come dire, queste emotività e questi elementi, secondo me, vanno a creare la costruzione della terza parola che hai detto, che è la patria, che, di cui questi personaggi non hanno nessuna cognizione, ma questi personaggi semplicemente, diciamo, cercano una salvezza, cercano un tetto, cercano di difendersi in questo caso dalla natura, che poi dopo, come dire, in senso lato diventa il Dio, ma di difendersi dall'inconoscibile. Tutto questo, secondo me, si trasla sulla contemporaneità attraverso un passaggio che diventa un passaggio doloroso, cioè quindi quel, come dire, quel concetto imperialistico che vedi nel finale, no? In qualche modo viene molto molto, non ti voglio dire smorzato, ma molto messo in discussione dalla lettura che Romolo stesso ne fa, che è una lettura fortemente emotiva, ovvero il destino, per semplificare questa dissertazione, il destino mi ha messo in una condizione che io non ho scelto, dalla quale poi genera un qualche cosa che però mi ha cambiato e che genererà una mia salvezza, mia, per chi, come dice Plutarco, si avvicinerà a me, i poveri e gli assassini, questo è quello che lui ci ha detto, che però da quell'elemento lì, no, fanno nascere un concetto primitivo più che di nazione, di patria, di politica, cioè di aggregazione e di elemento, addirittura qui, voglio assolutamente dare letture, perché mi sono promesso di non dare letture al film durante tutta la giornata di oggi, perché è molto personale poi quello che uno vede, però la mia visione è molto vicina a qualcosa che lega quel fuoco alla visione di Remo, cioè un elemento simbolico che attraverso il suo simbolismo aggrega, ma che in fondo non sappiamo se veramente contiene qualche cosa. Se posso permettermi appunto una postilla, allora, visto che è stato citato, no, il discorso della battuta di dare cittadinanza ai poveri e agli assassini, quindi anche una sorta di accoglienza, quella lì era una finestra a cui avete pensato nell'ottica del discorso che stiamo facendo? Assolutamente, certo. Lì sai, nella geografia di Strabone si dice che Romolo ha messo insieme gli esuli, i derelitti, no?
E quindi è chiaro che io trovo la tua domanda molto bella ed è chiaro che è un referente scivoloso, no? Quando tu lavori sulla Fondazione di Roma, che è stato il più grande impero della storia di questi tempi, e tocchi Dio Padre e Famiglia, è chiaro che il film può essere scritto. Io credo che nell'apertura dell'interpretazione su cui ragiona Matteo, no? Poi è chiaro, il cinema è questa roba qua, succedono due cose nel film molto nitide. La prima è che la famiglia è una dualità simbolica e che quella famiglia viene distrutta nel sangue, quindi non è apologetico della famiglia, anzi si dice che c'è un rimosso dell'Occidente che è l'omicidio di qualcosa che ti è consustanziale, perché l'Occidente si fondi. Quindi in realtà non c'è un'apologia, ma c'è una dichiarazione di fatto di uno Stato che non è una cosa positiva, ma è un'origine, una sorgente da interrogare. La seconda riguarda appunto la patria, che in questa noi abbiamo declinato volontariamente, abbiamo ragionato molto sulla figura di Romolo, su come lui aggreghi Veniensis, abbiamo ragionato più che sulla patria, che è un concetto tra l'altro antistorico, no? Rispetto a quel periodo lì, sul concetto di comunità. E come sai, una delle versioni più interessanti della riflessione sulla comunità è che ciò che lega la comunità è cum munus, cioè un vuoto, non un pieno. E questo sradica completamente il concetto di patria così come noi lo conosciamo, anche qui apologetico, ma mette al centro la necessità di stare insieme e quindi in un concetto aggregativo. Il terzo è la divinità, che viene interrogata come un polo questionante, no? Cioè Romolo è per noi un personaggio agostiniano, cioè il rapporto con Dio è il rapporto di un interrogativo, quindi non c'è la costituzione di una sacralismo dei tre vertici, ma c'è una messa in discussione di tutti e tre i poli, che è quando io dico lavorare su un archetipo consente di restituire all'Occidente attraverso una grande emozione, che è la forza di questo film, no? C'è ancorarsi ai primari che diceva Filippo, consente però di ritrovarsi in mano alcuni degli interrogativi che noi per paura spesso eludiamo, anche per paura di quelle, diciamo, di quegli spettri che si aggirano, no? Ma il monologo finale, che è chiaramente un richiamo a Macbeth, quando cita il terrore, dice attenzione, c'è uno spettro dentro di noi, guardiamo lo spettro. Quello è interessante, no? E lì, secondo me, non hai più paura di fare i conti con i tuoi primari, perché sai che ti riguardano e sai come metterli in discussione, attraverso chiaramente il cinema, l'emozione, quella roba là. Io pensavo di aver fatto un film tipo K e Spada. Invece no, dopo con le sondazioni, gli effetti, che ne so. Io, adesso mi piace ancora di più. Certo, sbozzati, una cosa invece. Invece è molto più profondo e denso di quello che appare. Chiudiamo qui, perché ovviamente questo dimostra di come questo film sia non solo un prototipo spettacolare che riesce a intrattenere, che avvince, ma è anche un film molto profondo, e questo naturalmente siamo davvero molto felici. Passate una buona giornata, vi auguro buon lavoro e ringrazio naturalmente tutte le persone che hanno lavorato.